Guarda quanto è bella la città di Reykjavik. È una città meravigliosa che tutti vogliono andare a visitare. Puoi farlo, solo però se passi i gironi, solo se arrivi in quella topotto che è successo. Allora, ti devo spiegare un aneddoto. Okay. Ogni volta che io vengo a castare dopo che è castato Roberto e mi siedo al suo posto, che è ovviamente il posto di collocarsi dove entrambi sediamo, Roberto è un po' boomer e quindi lui tiene il volume al massimo delle cuffie. Quindi siamo entrati e tu sei partito sparato con "è una bellissima" e io mi sono saltato sulla sedia. Quindi ogni volta devo ricordarmi di regolare il volume. Ecco, okay, adesso siamo a volume umano. Ok. Adesso ci siamo. Tu lo sai che io non sono meno boomer di lui e lo metto solamente a un quarto? Bravo, sono fiero di te. Grazie, fiero di te. Gentilissimo. Siamo tornati quindi per il prossimo match. LNG, saranno presi di sorpresa come l'urlo mio come un boy? Oppure i Gen.G verranno abbattuti dalla forza cinese? È una bella domanda. Abbiamo già visto nelle giornate scorse che LCK, insomma, non è tornata qua per giocare nel secondo round di questi gironi. Un ritorno per loro fenomenale, quasi perfetto, non fosse al momento per lo spareggio perso ieri dagli Amolife, ma comunque siamo in questo momento su un sobrissimo 10-1 come score nel girone di ritorno, che è veramente folle se ci pensi, soprattutto con la considerazione che la Cina è invece 2 perché ieri ne ha vinte 2. Ieri ne ha vinte 2 e gli ADG ne hanno vinta 1. Quindi 3 più le 3 sconfitte, anzi le 4 sconfitte. ADG ne ha vinta una? Sì, vero, 4-2. Con il 3 di FM. Più le 4 sconfitte dei FunPlus Phoenix, le 2 degli ADG e le 2 degli RNG e questa che abbiamo visto oggi degli LNG appena passata. Quindi 9 sconfitte. Bestiale, abbastanza bestiale. Guarda, la regia ci aiuta anche. Grazie mille regia. Sì, e il percorso insomma è abbastanza pesante. E quel gruppo D che a inizio giornata sembrava così folle, dopo le prime partite si sta un pochino riequilibrando. Adesso vedremo se i Gen.G riescono a creare altro spazio. Anche perché per loro questa partita è molto importante. Come in realtà per tutti, perché in un gruppo del genere quando gli scontri diretti sono così caotici, noi molto spesso arriviamo qua e pensiamo: ok, quindi questo team vorrebbe che quest'altro team vincesse, così quello perde e si pareggia. Ma siccome si stanno lottando un po' tutti tra tutti, ogni team può dire: non me ne frega assolutamente niente delle partite degli altri, devo soltanto assicurarmi di vincere le mie. Se vinco le mie, sono a posto. Infatti i Mad Lions, se vincono due partite, hanno la garanzia di quello spareggio. Gen.G, se vincono questa, hanno la garanzia di top 2. Team Liquid, se ne vincono almeno una, hanno la garanzia di almeno uno spareggio. Potrebbero persino vincere un solo game, ma qualificarsi comunque direttamente. Pensa te. Team Liquid. Proprio loro. Assurdo. Folle. Ma, questo purtroppo è la nota storica triste che devo mettere, visto che appunto noi siamo un po' il duo storico di Vuoi ricordarmi il 3-3? Il 3-3, la maledizione del 3-3, perché ormai negli scorsi 3 anni i Team Liquid hanno sempre fatto 3-3 e non sono mai usciti da quel group stage, non sono mai riusciti ad avanzare ai quarti di finale. C'è gente che col 2-4 c'è passata e chi col 3-3 già, non ci riesce. Eh già, proprio così. Però quest'anno è già toccato gli Undead Thieves. Gli Undead Thieves hanno fatto 3-3 e sono rimasti bloccati lì dentro, quindi questo potrebbe liberare Team Liquid dalla loro maledizione. È anche vero che Team Liquid hanno la maledizione del 4 e questo sarebbe il loro quarto anno di 3-3, quindi le stelle si stanno allineando e non mi piace. Abbiamo anche gli effetti scenici by Moon Boy. LNG contro Gen.G, andiamo a parlare di questa partita perché è importante per tutti i team. Come vedete in precedenza, Team Liquid e Mad Lions guardano questa partita sperando forse anche da un certo punto di vista che i Gen.G vincano, perché è molto più facile recuperare una persona, un team che si trova sulle 2 vittorie che uno che si trova a 3. Già, è vero, soprattutto se vuoi evitare quello scenario di 4-way tie dove tutte e 4 le squadre sono su quel punteggio di 3-3, dobbiamo giocare ben 3 partite di spareggio per regolare i conti. Quello sarebbe l'unica chance ancora esistente in realtà per permettere sia a Mad Lions che Team Liquid di passare, ma purtroppo la vedo un po' dura, soprattutto appunto, come dicevamo, con la convinzione con cui Gen.G sono arrivati quest'oggi. Sì. Gen.G sono sempre stati un team molto particolare, soprattutto per quanto riguarda il soddisfare le aspettative che ci sono su quella squadra. E una cosa che hanno detto i caster LCK, ascoltando il loro podcast qualche giorno fa, che trovo assolutamente perfetta nell'analisi di questi Gen.G, è... c'era Chronicler che diceva: io ho parlato con il coach dei Gen.G, mi ha spiegato molto su com'è la situazione della squadra, questo prima che iniziassero il group stage. Sì, sì. Sulla loro situazione, su come stanno allenando, su come stanno preparando, come stanno gestendo il tutto, e posso affermare con certezza che non ho la più pallida idea di come andrà. E questo ha perfettamente senso per quanto riguarda la squadra. Ma un altro grande dettaglio è che i Gen.G sono il team dove entrano in campionato con un power level e non mollano quel power level finché non arrivano almeno alle best of 5. Però non sai mai qual è quel power level. Quindi dicevano:
in questo momento, se devo fare i pick'em, non ho idea di come piazzare i Gen.G, non so se dar loro fiducia, non so se gettarli nell'abisso, ma ti posso promettere che se potessi fare i pick'em dopo aver visto un game di Gen.G, saprei esattamente dove piazzarli. E i Gen.G sono arrivati in questo campionato alla grande e hanno mantenuto quella grande forma, perché anche la sconfitta contro i Mad Lions è stato un game estremamente risicato. Infatti, perché se ci pensi, il League Game era stato dominato proprio dai Gen.G, come è stato quello di ieri dei Anwalife contro i Royal Never Give Up, non tanto il primo match che è stato vinto poi dagli Anwalife, ma anche il secondo, dove i giocatori di Anwalife avevano un early game mostruoso, dei farmer vabbè, Chovy col farm, anch'io mi continuo a dire questa cosa, però sì, i Gen.G riescono, io penso più o meno tutta la Corea, quindi l'LCK, riesce nell'early game a mettere una pietra che poi può costruire una casa, oppure essere solo quella pietra angolare che non sai dove mettere. Sono molto contento sinceramente di vedere i Gen.G rientrare così efficaci alla competizione, perché dopo noi li abbiamo lasciati in un Summer Split veramente tragico per loro. La prima metà fantastica, un 7-0 in serie prolungate nella Best of 3, dove hanno vinto delle partite, sembrava essere una costante fino a metà split, di i Gen.G vinceranno questo game, non sai come ma lo vinceranno, sono in svantaggio enorme, non importa, lo vinceranno, gli avversari fanno un errore clamoroso all'ultimo fight, poi da un Kia si svegliano e i Gen.G dormono, cambia ritmo, cambia improvvisamente ritmo. I Gen.G infatti hanno attraversato l'intera seconda metà dello split, anzi un pochino di più, tranne l'ultimissima serie, a vincere soltanto contro squadre che poi non sono arrivate nei playoff, tra cui squadre come gli Anwalife, che poi abbiamo visto fare una grande ripresa, però appunto fino a quell'ultimissima giornata dove hanno battuto in Hongshim le uniche vittorie erano contro squadre che erano nelle ultime quattro posizioni in classifica, e anche all'interno degli stessi playoff, nonostante alla fine i punti di inizio stagione abbiano permesso loro comunque di prendere il secondo seed e andare diretti in semifinale, sono stati sconfitti agilmente da AT1. Stiamo entrando quindi nella fase di selezione dei campioni, signori, Gen.G contro LNG, ne abbiamo parlato tanto di Gen.G, ma parliamo di questi LNG però, perché diciamolo, LPL... Pollice verso il basso sicuramente. C'era da dire, la tendenza un po' LPL, soprattutto quella degli ultimi anni, era sempre quella di far un po' splendere il team che non ti aspetti, perché l'anno scorso abbiamo visto quei Suning spuntare un po' dal nulla a battere loro stessi le grandi favorite in Top Esports e JDG e farsi strada verso la finale, e quindi un po' di fan potevano magari speculare che in questo caso poteva essere il turno degli LNG di fare un po' quella run miracolosa da niente a tutto, dalle stalle alle stelle sostanzialmente. Sembra che però, almeno per quanto riguarda la prima partita di questo secondo girone, e tra l'altro la partita contro i Team Liquid, che molti reputano la squadra forse più morbida di questo intero girone, non è andato bene, quindi non si può veramente avere una buona ottica, soprattutto quando adesso passi ad affrontare questi Gen.G. Gen.G che vanno a bannare subito Gwen per non permettere a Ale di avere una vita facile in corsia superiore. Dall'altra parte gli LNG prima avevano bannato Graves, allora giustamente i Gen.G dicono: vogliono rigiocare veramente Gwen, visto che hanno visto che il matchup non era positivo, allora gliela bagniamo noi. È un buon pensiero, comunque già una rimozione di molte fette di danno magico per quanto riguarda la composizione degli LNG, il che li costringerà a dover fare un po' più affidamento sulla botlane. Light nella scorsa partita l'abbiamo visto prendere il ruolo di quell'Ezreal che è andato abbandonato a se stesso, ma pesantemente poi outscalato nella corsa da Tristana. Infatti questa volta si spinge un pochino più sull'acceleratore, sembra, con questa Miss Fortune, che direi sarebbe una delle migliori selezioni. Dall'altra parte hanno iniziato per Clid, di Sin di nuovo, che l'abbiamo vista nella partita proprio contro i Mad Lions, basta un solo kick, una sola furia del drago per poter dire GGVP. A volte nemmeno, a volte basta anche un solo smite. L'abbiamo basta visto solamente camminare? Vuoi parlarmi di quella camminata tipo tappeto rosso? Prego, per favore, si faccia avanti. Abbiamo visto tanti steal in queste giornate. Ieri Willer ci ha dato mostra di un sacco di steal con il suo Viego. Oggi abbiamo visto Clid su quell'entrata sul Varone veramente pulito. Beh, vediamo perché... A quanto pare squadra che vince non si cambia, d'altra parte è anche un po' quello che ti vuoi portare in una giornata importante come questa. Hai trovato un grande successo con un campione, cambia il meno possibile, cerca di mantenere quella stessa identità e non costringere i tuoi giocatori a dover anche soltanto abituarsi alle meccaniche e ai movimenti di un altro campione rispetto a quello con cui invece hanno appena vinto. C'è la possibilità. Oh oh oh! Aspetta, non l'ho notato ora. Già. Irelia non era stata bannata. Già. Ma... c'è BDD e Burdol! Già. No, LNG, no così, per favore! Quella è un'Iraia che salta fuori un po' a sorpresa, abbiamo visto le sue statistiche, un'incredibile quantità di ban, molto meno di pick, chiaramente. Un campione che abbiamo visto
quasi sempre legata alla panchina di questo campionato, ma vederla qua proposta apre a Gen.G una grande abilità meccanica, apre anche alla maledizione di io che casto Irelia. Io penso che Irelia sia uno dei campioni più belli in assoluto di League of Legends. L'espressione meccanica di questo campione si eleva a dei picchi che puoi soltanto sognare, e quindi ogni volta non vedo l'ora di vederne una nelle partite che casto che mi sorprenda, che mi ammali con i suoi movimenti, e puntualmente ogni Irelia che casto gioca male. C'è anche da dire un'altra cosa: Irelia è passata così poche volte nella ban phase, e quelle poche volte sono state partite in cui i giocatori non giocavano Irelia. Sto pensando ai T1 che hanno lasciato da passare Irelia, perché comunque Kanna va per altri tipi di campioni molto spesso. Faker vuole andare più sui maghi o comunque sugli assassin. Ma nei Gen.G tu parlavi di meccanicità del campione. BDD storicamente non era conosciuto come un mostro meccanico. Infatti. Però sta giocando il miglior campionato, penso, della sua carriera per adesso. Quindi se vuoi spingere in quella direzione, ben venga. Gli LNG sembrano aver puntato su questa risposta di Fiora all'Irelia, che ancora chiaramente non sappiamo se Irelia sarà mid, sarà top, però abbiamo già visto Chovy portare quella Fiora in mid lane contro Tryndamere nella sua group stage, quindi potrebbe essere anche questo il caso. Se Icon vuole proporre quella Fiora a seconda poi del flex che i Gen.G vogliono ricavare dal campione, pienamente nelle sue capacità, e renderà il matchup molto interessante. Andiamo avanti con l'ultimo ban per gli LNG, che sarà Broom. Quindi si vuole togliere la possibilità a Phelios di avere una piccola salvezza, però attenzione, Thresh ancora lì. Ancora lì, infatti mi aspetto che gli LNG possano puntare a rubarlo nel loro prossimo pick. Non ideale come accoppiamento, Thresh con Miss Fortune non sta proprio al 100% benissimo, soprattutto con le interazioni che hai. Leona, il ban di Leona lo capisco, perché Leona comunque... No, in realtà... Se il takeaway voleva essere su Thresh, comunque Thresh dissuade Leona, perché Thresh gioca molto bene contro Leona, ma sembra che non vogliano puntare a quel Thresh. Forse è proprio il solar flare, la fiammata solare che permette proprio a Miss Fortune di dire ok, io vado, time, arrivederci, grazie. Perché Thresh ha detto bene, blocca Leona nei primi livelli di gioco, Leona subisce tantissimo da Thresh. Però a livello 6, quando arrivano le combinazioni di ultimate, forse Thresh potrebbe avere qualche problema a salvare a Phelios proprio da quella fiammata solare. Okay. E attenzione! Si va su Lulu. La scelta dei Gen.G è di dare un Enchanter a Ruler. Non male, non male, anche perché per adesso grande fetta della minaccia che dall'altro lato gli LNG stanno proponendo è una minaccia corpo a corpo. E la ulti di Lulu è molto preziosa se lanciata su a Phelios come bersaglio principale, ma qualunque carry ne abbia bisogno. In questo caso viene confermato l'Azir per BDD, quindi sappiamo che ci sarà Azir sulla mid lane e Irelia sulla top lane. Chiunque si becchi con la crescita selvaggia non soltanto avrà più HP, sarà più grande, più difficile da battere, ma avrà anche quel knock up attorno a sé, quell'area di rallentamento che renderà più difficile a campioni come Xin Zhao e Fiora l'inseguimento e l'uccisione. Quindi non mi dispiace veramente questo enchant. Abbiamo visto la combo di Aphelios Lulu funzionare estremamente bene quando proposta da IT1 giusto un paio di giorni fa per arrivare a dominare il loro gruppo. Si chiude con Syndra, in questo caso la mid lane verrà presa, e secondo me Icon ha potuto scegliere un buon matchup in questo caso. Spero solamente che le rune siano non più quelle che ho visto prima con Lissandra, perché sinceramente vedere Electric invece la scossa di assestamento, ho fatto un po' pensare come l'idea degli LNG era 5 giocatori, giocano come vogliono, se vincono bene, se non vincono, tanto di squadra si poteva fare ben meno. Sono composizioni interessanti, sono molto interessato di vedere questi Irelia, come sempre. Metterò le mie aspettative abbastanza alte su Wordle, sperando che finalmente mi riesca a capitare sotto gli occhi un Irelia degna di tale nome. Wordle è un giocatore molto meccanico, l'abbiamo visto, tendenzialmente entra un pochino in questa formazione dei Gen.G a rimpiazzare Rascal quando vogliono un giocatore un pochino più di individualità su quella top lane. Rascal è un ottimo team player, si coordina molto bene con la squadra per i team fight e cose del genere. Wordle è un pochino più pallottola spuntata e vediamo cosa riesce a combinare. Le sue partite sono state anche molto altalenanti, però con un campione come Irelia, un matchup certo non facilissimo come quello con Fiora. Fiora molto brava con il riposte per poter bloccare, limitare lo stordimento di Irelia e rispondere a tono. Vediamo cosa significa. Stiamo per entrare quindi sulla landa degli evocatori. Signori, gli hashtag li conoscete, li abbiamo detti anche in precedenza. Gen win, LNG win, le bet sono già aperte. Corea contro Cina, è lo scontro dell'Est. E vediamo un po' anche cosa significherà questo per la classifica, perché
parte vediamo tutte le squadre marciare verso top lane, quindi rapidi con gli hashtag e le bet, ma principalmente ricordiamo Gen.G, se vincono quella partita garantiscono la top 2, l'avanzamento quindi ai quarti di finale. LNG si sono visti, facciamo si sparano. So, no, solo un... basta. Molto anticlimatico, devo dire. No, volevo un fight. Volevo un po' di... Quello è molto LPR però, Sì, è vero. Ma in ogni caso mi sarebbe piaciuto vedere... Beh, ecco, non era lì, quindi gli LNG alla fine hanno saggiamente deciso di non partecipare a questa fiesta. Però IWANT è dovuto partire con il suo riavvicinamento verso il compagno per dargli lo scudo. Sì. E questo permetterà, secondo me, a Ruler e Life di essere più fastidiosi. È vero, è vero. Lulu soprattutto molto fastidiosa nei primi livelli. Non soltanto per la risata, ma anche perché il fatto... Lulu non solo nei primi livelli, è fastidiosa tutto il tempo la risata. Giustamente, la risata sempre fastidiosa. Ma principalmente il fatto che appunto sia un Enchanter ti mette molta più priorità in corsia stessa, con il range degli auto-attack, con le spell dalla distanza, la pressione sulla wave... Puoi andare a contestare anche soltanto le Pro 2 molto più facilmente che un supporto corpo a corpo. Ora, Rakan è un po' borderline, ha un range di auto-attack molto ampio per essere un campione corpo a corpo, quindi anche lui potrebbe avere qualcosa da ridire, ma non sarà un facile matchup. Subito con il duetto impeccabile da parte di Burdor. Pensava che Ale sarebbe spostato verso la zona. E questo è già un... pessimo modo per iniziare la lane per Burdor. Burdor è già praticamente, potremmo dire, fuori gioco. Per fortuna mi sembra che l'ondata stia comunque lavorando a suo favore, stia arrivando verso di lui, non si stia allontanando, altrimenti sarebbe stato un vero e proprio disastro dichiarato. Ma startare con la E e mancarla sulla prima aggressione ha permesso ad Ale di poter dire quello che voleva. Subito altro duetto impeccabile per fermare Ale, ma soprattutto per fermare quel minion. Mio Dio, Burdor. Questo è un disastro. Questo è un disastro. Fortunatamente, quello che significa per Burdor è che anche Ale sta sacrificando molti CS. Però Burdor penso stia venendo fisicamente zonato dall'esperienza. Tra l'altro, ci sono anche degli ottimi ping per traccare Kled nel suo potting di giungla. Hanno identificato bene la sua posizione grazie a questo lume piazzato al primo livello. Quindi Ale non dovrà neanche preoccuparsi di un gank a sorpresa che non si aspetta. Ale sa perfettamente quali sono i suoi rischi e fin dove può spingersi per negare risorse a Burdor. Tarzan nel frattempo stava andando verso la parte alta della giungla, sa che Light e IWANT dovrebbero teoricamente contro questa Lulu non avere vita, non dico facile, ma comunque non al massimo. Intanto Ruler ti viene colpito dalla pioggia di proiettili, questa Miss Fortune da cometa deve iniziare a premere su quell'acceleratore, anche se dall'altra parte i giocatori dei Gen.G stanno pressando verso la torre. Già, è sempre un po' un problema andare a effettuare bene il poke con un campione come appunto Miss Fortune da cometa, quando dall'altro lato hai non soltanto Aphelios che partendo con il Severum ha tutto quel sustain già dal suo kit, ma persino una Lulu che gli offre scudi e resistenze, insomma assistenza nel limitare i danni avversari. Quindi non è un caso e non è sorprendente che Light e IWANT stiano un po' accusando questi primi livelli, con già 10 CS a vantaggio per Ruler. Però qui è la corsia superiore che fa paura, 21 minion a 3. Sembra quasi che Ale stia giocando una partita contro il computer. Finalmente riesce a trovare il duetto impeccabile, ma Ale sa che Burdor non può farci veramente niente. Teletrasporto per rientrare nella corsia centrale con Icon che decide di andare per la lacrima della Dea. Un po' di sustain di mana in più per poter reggere bene i trade con Azir, sapendo che Azir invece non ha, diciamo, il comfort di muoversi facilmente su un oggetto del genere. La lacrima non è qualcosa che Azir tipicamente va a ricercare, quindi forzando questo recall anticipato, Icon ha una piccola spike individuale. BDD lo vediamo infatti costretto al recall per macciare il suo avversario, ma tornare con il sigillo oscuro. E Burdor ha fatto sì quel recall con TP, ma soltanto per una pozione ricaricabile. Adesso sta per essere divato, quindi la vedo veramente grigia per la top lane dei Gen.G. La vedo molto male. Penso che questa sia una sfortuna. Oh, duetto impeccabile poteva essere abbastanza. Non lo è. Oh, lo è. Oh, non lo sarà. Non ci credo. Lo sarà. Arriva il primo sangue per Ale, ma che rischio per Tarzan. Mio Dio. Qua non voglio neanche fare troppe lodi a Burdor. Burdor sicuramente bravo per aver beccato quel duetto impeccabile. Ma LNG, questo dive non sarebbe mai dovuto essere così risicato, così rischioso. Per fortuna è arrivato quel primo sangue, ma comunque è arrivato con la spesa di un flash per Tarzan, in cambio del flash di Burdor. Avevano tutte le risorse per renderlo un vantaggio molto più solido, molto più efficace, molto più sicuro. Per fortuna comunque è andata bene, questo è quello che importa. Anche perché Burdor ora può provare a giocare con la wave. C'è
la frusta da parte di Ale, però bisogna dirlo, Burdol in questo preciso momento deve solamente pregare che il resto della mappa giochi a suo favore. Sì, non è facile, la wave adesso sta anche pushando verso la lane avversaria. Qua servirà un intervento di Clid molto presto per andare a sbloccare un pochino questo push, altrimenti Ale può continuare a zonare Burdo dall'esperienza per l'intera fase di corsia. Infatti Clid sta già correndo verso quella metà di mappa, nonostante non sia neanche quella forse più prioritaria per lui. E è la maledizione di io che casto Irelia, te l'ho detto, non c'è abilità meccanica che tenga. Devo dire che Irelia è stata una dei top laner che avevo sbloccato per primo, lo sai? Quando ancora era la vecchia Irelia. Quando era ancora la vecchia Irelia. Intanto qui Clid prova a dare fastidio l'ultimate da parte di Ale per provare a prendere Burdol. Burdol ha veramente poche HP, prova a giocare intorno. Ai, Clid, io te lo dico, ti voglio dare una brutta risposta. È più facile che morirà anche te, il flash, counter flash da parte di Clid. Riesce a salvarsi, almeno per il momento, perché Tarzan è a caccia di Clid. È un bel disastro questo. It's a disaster. It's a disaster. BDD in realtà sta per bel disastro, diamine. Qua è una bruttissima situazione in cui trovarsi adesso, se sei qualsiasi giocatore della metà del campo superiore dei Gen.G. Ruler e Life, nel frattempo si tappano gli occhi, si tappano le orecchie, fanno finta che non stia succedendo niente dall'altro lato. Stiamo vincendo! Questo game sta prendendo veramente una brutta piega. Burdol, allora, capisco il fatto di voler giocare con la mobilità di Irelia, che è una sua grande caratteristica, però quando già vedi due livelli di distanza tra te e il tuo avversario, non puoi cercare queste aggressioni, soprattutto se continui a danzare attorno, ma tutto quello che fai è esporre continuamente ad Ale uno dei punti fragili. Semplicemente dascia su Minion e corri, corri e scappa, non continuare a fare avanti e indietro. Ale riuscirà a prendere quei punti deboli, riuscirà a proccare la Supreme e prendersi la kill, addirittura quasi minacciare una seconda. Clid è scampato per miracolo, ma mio Dio, questo game è un po' deprimente da commentare, devo essere sincero. Devo dire che mi ricorda molto Oduamne con Khan. È vero, poi Oduamne si è rifatto in quella partita, un pochino si è rifatto arrivati in teamfight, ed effettivamente anche lì Oduamne si è rifatto grazie al suo di carry, che non aveva mai mollato la presa. Chissà che Ruler non possa fare la stessa cosa. D'altra parte è un po' l'identità dei Gen.G che abbiamo visto molte volte. Ruler è il capitano fisico e spirituale di questo team, è il giocatore con l'anello del mondiale, insomma è un campione del mondo, non in carica ma lo è stato a un certo punto, e la sua abilità meccanica lo pone sicuramente nell'Olimpo degli AD carry coreani, se non dico forse il più grande AD carry coreano, perché a quel punto probabilmente avrei delle persone che mi vengono a contestare, però se dico uno dei, nessuno mi può contestare. Guarda che ci sto pensando, in Corea abbiamo avuto, comunque sì, abbiamo avuto, se pensiamo Piglet, a grandi AD carry coreani, Piglet sì. Il problema è che Piglet poi a un certo punto ha avuto anche la decadenza della sua carriera, quando, così come quando Bang, è arrivato in Nord America. Esatto, faccio un po' fatica. Se penso ai contester per, secondo me, i veri migliori AD carry coreani, penso a Ruler, penso a Prey e penso a Deft. Non lo so, io direi anche forse Ghost, ma nel frattempo gli LNG provano l'ingaggio, c'è anche la possibilità di utilizzare ora anche le varianti. Oh, bullet time! Perfetto, il livello 6 è arrivato in questo preciso istante, in questo momento a Light, quindi è arrivata facile l'uccisione, il flash di Light, non trova Clid. Ah, bella azione particolare che... Ciao Clid. No, aspetta, BDD? Okay. BDD? Ok. Stavo dicendo, particolare che gli NG se ne siano usciti fuori con una sola kill, e quindi, giustamente, Icon poi uccide Clid. Trade back dei Gen.G. Buono, è una kill, sono sul tabellone, è su BDD, ottimo, il suo Azir, lo sappiamo, leggendario. Ma quel fight, di nuovo, sarebbe dovuto andare molto meglio per gli LNG. Gli LNG, purtroppo, in questa partita, per quanto stiano continuando ad accumulare dei vantaggi stratosferici, sulla top lane vediamo 50 minion di differenza, non siamo neanche a 10 minuti, ci sono 50 minion di differenza sulla top lane. E questo vuol dire... proprio farmi stare male nel cuore? Questo è... cioè, Burdol, se fossimo qualche decina di anni fa, vedrebbe insert coin sul suo schermo, perché quello è veramente game over per la top lane, è game over. Pensa se League of Legends fosse stato da cabinato. È un cabinato di League of Legends, carino. Se arrivi a morire più di 4 volte. Light? Ok, c'è anche Tarda. No, ho avuto paura a un certo punto, perché Light era lì che diceva: ehi! Il Gen.G Gromp.
chiaro. Guarda questo fight, il setup è stato veramente ottimo. Light, come evidenziato, prende il livello 6 giusto in tempo per avere quella suprema, ma guarda Icon soprattutto. Icon è quello che voglio evidenziare. La sfera oscura oltre il muro, il doppio stordimento per bloccare i rally e Lee Sin nella ulti di Miss Fortune. Veramente fantastico come setup. Ruler che si salva a malapena poi dal potere senza limiti grazie a un sidestep sulla sfera oscura e grazie al fatto che aveva utilizzato la veglia lunare con il Severum per curarsi su due bersagli. Quello sarebbe stato altrimenti morte sicura. Fortuna BDD si è risvegliato in fine dell'azione per almeno recuperare un'uccisione, perché altrimenti i Gen.G stanno sprofondando sempre di più nell'oblio e la distruzione di questa partita. Sono messi veramente molto male. 60 CS sulla top lane adesso, scusa, io continuo ad aggiornarti. Tu vuoi proprio farmi venire... Bordo al suo secondo recall, dopo essere recollato e aver preso una pozione incaricabile, dopo essere stato mandato in base dall'uccisione sul dive, ha detto prendo un mietitore. Quel dive è caduto circa 5 minuti fa, forse anche di più, e da allora ha consumato 7 stack di questo mietitore. Io non ti dico altro, questa partita per Bordo è veramente un connect. Cioè, Bordo, io non so se riuscirà a chiudere un oggetto prima che finisca sto game. Probabilmente ce la farà, ma soltanto per il gold passivo che ti dà la landa. Per favore, possiamo togliere questo ragazzo che sembra quasi che stiamo per uccidere qualcuno in questo preciso istante? Mentre gli LNG continuano a dare fastidio in corsia centrale. Hanno capito che in questo preciso istante colui che può fare paura... BDD fa degli sidestep che fanno... Non paura, fanno veramente timore a chiunque fosse un giocatore che affronta lo stesso BDD. 70 CS nel frattempo sulla top lane, 2000 gold. Possiamo smetterla, per favore, Moonboy? Io mi dispiace, io ho il chiodo fisso con questi Irelia. 38 CS, probabilmente... No, ok, non esagero, però stavo per dire che potrebbe... Non arriva a 100 prima della fine del game. No, stavo per dire che potrebbe succedere che a un certo punto Iwondi avrà più CS di lui. Però sembra che Ale abbia mollato un pochino la presa adesso. Burdo si forma forse anche un'intera wave, attenzione. Formato più minion in questa wave che in qualsiasi altra situazione della partita. Io mi domando, cosa hai mangiato per colazione te? Ho mangiato pane e perfidia. L'ho notato! Diamine! Nel frattempo gli LNG vanno a prendersi posizione verso questa Tana del Drago. C'è Life che sta togliendo delle ward, comunque sta provando a mettere visione per i suoi compagni. Però... Io sto pensando ancora a quanto sei cattivo con questo povero Burdo. Come? Ha raggiunto finalmente la power spike dei placcari di ferro contro il succhiasangue dall'altro lato. È una spike importante, è un oggetto per entrambi. Nel frattempo Tarzan dona il blue buff al suo mid laner e possono iniziare a pensare a fare questo drago ai Wondi. Troverà subito un po' di visione per permettere proprio al suo jungler di fare tranquillamente quello che vuole fare. Nel frattempo, Burdol, ciao. Quando sei costretto a farmare dalla distanza con la E, con il duetto impeccabile di Irelia, sai che sei veramente nei guai. Cioè, quando dici non posso neanche permettermi di fare una Q avanti su quel minion o di cercare di avvicinarmi per un auto-attack, quello è veramente, veramente tragico. Burdol vorrebbe prendersi il mio cannone, ma c'è Ale lì che dice no. 80 CS, tra parentesi, nel frattempo. Vediamo in quanto tocchiamo, perché arriverà a 100, arriverà a fare il Flame Horizon. Voglio soltanto capire se ci arriva prima dei 15 minuti o dopo i 15 minuti. Dio santo, il corsia inferiore è l'unica gioia che si può dire, è il fatto che Ruler ha più o meno 30 HP. Intanto Ale subito aggressivo, la risposta che non va a segno. Finalmente... L'unica cosa positiva è che non ha trovato così tante placche, Ale. È vero, comunque si vede che prevalentemente... Dicevo! Ok. Desisto. C'è anche... Ah! Arriva la cavalleria! Qualcun altro! Duetto impeccabile! E flash! Ok, a posto. Penso che stiamo portando questo game a degli estremi veramente estremi. È una pessima giornata per chiamarsi Bordolo. Veramente una pessima giornata. Io penserei i fan della LC pensavano che fosse una pessima giornata per loro. Beh, non avevano idea di cosa vuol dire essere questo top laner oggi. Oh mio Dio, che distruzione. Intanto subito fuori del drago, il charm da parte dei giocatori degli LNG. Clint con il succhia sangue, sembra rimanere ancora in vita, ancora per qualche secondo. La kill arriva, dovrebbe arrivare anche su BDD, l'uccisione grazie al disperdi, il debole. Ah, BDD, ci è mancato poco.
ci è mancato poco, forse un auto attacco in più, forse una Q in più gli avrebbero dato l'assistenza necessaria, però è stato veramente un bellissimo engage da parte dei Wondi. Wondi è entrato come un treno con quel Rakan, ha travolto entrambi gli avversari. Stanno snowballando questo vantaggio a dei limiti folli di LNG, veramente folli. Notizia positiva, siamo a 90 minion. Notizia positiva, la torre è crollata e Burdo la destra. No, niente, no. Non potrà farmare, niente, come ho detto. Ma no, ma fateci vedere cosa succede dopo il TP. Tanto Creed ha fatto una bellissima cosa. No, Creed è veramente un bel engage, però questo engage dei Wondi è stato meraviglioso. Veramente meraviglioso. Inchiodarli entrambi così sotto la torre, dopo che erano stati loro a creare quell'opportunità, veramente fantastico. E purtroppo non fosse arrivato quello stun. Allora, Viridi ha purtroppo usato... Posso veramente rispondere? Oh, fermo! Il flash, no! Ci ho sperato, lo ammetto. A man can dream. A man can dream. BDD, come dicevo, can dream con i suoi Team Liquid. BDD ha purtroppo lanciato un auto-attack su un minion. Se avesse trovato quell'auto-attack sul bersaglio giusto con il soldato e avesse trovato un altro auto-attack dopo lo stordimento, forse sarebbe riuscito a uccidere Ekon. Purtroppo non è questa la situazione. Ci troviamo a 16 minuti davvero sotto l'inibitore. Ale vuole... andare in questo modo. Intanto Icon si sta spostando, Life ha utilizzato la sua crescita selvaggia. Il flash di Ruler, buono, però non andrà abbastanza perché c'è comunque anche l'utilizzo del potere senza limite e disperdi il debole. Altro teletrasporto utilizzato che è quello di Burdo per provare a fightare in qualche modo. Proveranno a fare qualche... BDD, no! Intanto però potrebbe esserci due tip cabile che non arriva alla mezzaluna difensiva. Icon trova l'uccisione sul primo avversario che è proprio BDD. Burdo verrà abbattuto e viene abbattuto anche Life. Siamo al minuto 16, pensiamo 18, e siamo oltre i 100 minion. Oh, ciao, no. Ruler! Oh no. Ok. Lato positivo. Non c'è Ruler lato non muore. Non c'è il lato Ruler positivo. Ruler non muore in questa azione. Ruler si salva, mantiene intatto il suo KDA. 0-0-0. Non guardate verso l'alto del tabellone. Non guardate il KDA. Lo sai, sarebbe stato bello se sarebbe stato KAD. Perché così almeno se fosse arrivato a 7 avremmo chiamato James Bond. È vero. James Bond, quello in realtà è Jerry Bobo. 070, agente segreto Jerry Bobo, no? Non lo so. Rivediamo cosa è successo qua in questa botlane. No, ovviamente. Ah, ok. Vediamo cosa è successo in questa botlane, perché la cosa che voglio evidenziare forse più di tutte... No. Hanno trovato una kill! Creed! Come back! Allora, io a volte è vero non ci provo, però a volte ci provo a castare. Però non mi aiutate così, regia internazionale, se cancellate ogni replay e c'è continuo fighting. LPL, is that you? Eh beh sì, gli LNG hanno strappato il palcoscenico a Reykjavik e l'hanno riportato direttamente in Cina. Questa è piena LPL. Ormai questo game sta prendendo una direzione bella chiara. Ma sai perché? Perché ci sono che hanno preso lo spot, lo in slot LPL. In LPL, sono vicini. Ah, hai capito. Quindi è per osmosi. Chiaro. Adesso tutto si spiega. No. Probabilmente no. Siamo a... scettro vampirico per Irelia, che Kenren mi ha sempre insegnato è la sua vera power spike, la sua vera e unica power spike, quindi a posto. Contro però dall'altro lato su Suki Sangue Draft America, non e so come... E le scarpette. Giusto, le scarpette, non potenziate. Su quello ha avvantaggiato Burdol. Non so esattamente se lo metto sul piatto della bilancia. Io penso che se mettete Memo un boy avrete delle partite così tragicomiche che non potete dire che non vi state divertendo. Ah no, beh, questo assolutamente... Ieri poi con Fnatic vs Gitaron, questa qui ora. Già. No, non qua è che solo cast, grande intrattenimento. Una persona che non si sta divertendo, immagino Burdo. Ci sia al mondo in questo momento. Ho questo sospetto. Se non è Burdo, mi sa che è la sua famiglia che dice no, ma come? Guarda, è risalito sopra i 100 CS. Che lascia fare, non è... Sì, è vero. Non è da dare per scontato. Intanto Ale continua a pushare insieme all'Herald. Potrebbero prendersi anche la torre. Si prendono la torre, provano l'ingaggio da parte di Wondi. Grazie anche al Bullet Time, kill semplice. Poi potere senza limiti, veglia lunare. Potrebbe esserci un'uccisione, la trova Ruler. No. Possono continuare, trovano un'altra kill che è quella su Ale. Ruler, cosa sta facendo? Mamma mia! Prova a entrare in questo caso Burdo. Vorrebbe trovare almeno un'uccisione. Potrebbe cercarla, potrebbe trovarla. Gli manca la sua Q, non c'ha più il flash. Non ci credo. Hanno vinto un fight. Beh, oddio, vinto un fight. Hanno scambiato 2x2 e hanno quasi perso l'inibitore. Però è Ruler. Beh,
Ruler si è preso due kill, 2-0-0 questo Felios. Guarda. E Burdo si è trovato due assist. E Burdo si è preso due assist e si è quasi preso una kill. Ha costretto Icon a flashare. È un obiettivo che non penso avresti mai messo nella tua lista di cose da fare prima di morire in questa partita di Burdol. Prendi un flash di un avversario, wow, questo l'aggiungo subito. Veramente... Allora, rivediamo esattamente cosa è successo in questo fight, perché forse gli LNG sono buttati un po' troppo a tuffo. Hanno concentrato molte attenzioni su Bridi, chiaramente. E anche se Bridi è morto immediatamente, e così anche Life, hanno trovato veramente una bellissima angolazione con questa combo di ulti tra Irelia e Aphelios. Un altro ottimo calcio di Clid che ha riportato l'altro grande bersaglio prioritario, ovvero Ale, in mezzo al team dei Gen.G. E Icon purtroppo rimasto da solo non poteva fare granché, anzi appunto lo vediamo qua costretto a quel flash per evitare di ritornare magari sotto le lame di Burdo una volta che il cooldown sarebbe tornato disponibile. Bel modo di gestire il fight da parte di Gen.G. Qua, ora tralasciando a parte appunto tutti gli scherzi, tutte le memate, questo... È un'esecuzione, è l'esecuzione che ha vinto questo fight, non è tanto la situazione monetaria o individuale, perché abbiamo visto i Gen.G sono in una posizione tragica a livello monetario rispetto al ritmo di gioco che stiamo vedendo, cioè quelli sono 8.000 unità d'oro con 2 invitori scoperti e abbiamo appena superato il 20° minuto, vuol dire veramente tanto. Ma quel fight l'hanno vinto di pura esecuzione, anche perché c'è da considerare BDD è andato giù praticamente prima ancora che il fight iniziasse. Si è mangiato sì cooldown avversari, ma anche cooldown propri, perché Life l'ha seguito per cercare di salvarlo e ci è morto anche lui. E in 3 contro 5 a quel punto, con sì, senza più la ulti di Rakan, senza più la ulti di Miss Fortune, quello che vuoi, ma i Gen.G sono riusciti a ribaltare un fight e sembrava impossibile. Cioè io stavo già pensando che gli LNG avrebbero chiuso la partita su quell'azione. Ruler con la sua tempesta impetuosa poi si è spostato subito avanti, come se dire, perché lui voleva entrare dentro la mezzanuna difensiva per far sì che la veglia lunare broccasse e allo stesso tempo potesse fare tutti i danni, quindi è stato molto bravo in quel caso Ruler, bisogna dirlo, in questo caso è Ruler game, non puoi farci niente se ti chiami Gen.G, devi difendere Ruler e far sì che possa permettere tutto il suo DPS, ha preso anche saluti Lord Omic, la chiamata del carnefice per aiutare e qui è il brutto di Burdo, ecco, però attenzione, arriva Ruler veglia lunare che non va veramente a segno. Peccato, perché avrebbero potuto provare a continuare il fight se fosse arrivata la ultimate di Aphelios. Però Ale prende molto tempo in questa azione su quella botlane, scambia la sua suprema per due di quelle avversarie, allontana Ruler dal resto della sua squadra, questo permette al resto degli LNG di pushare facilmente, adesso Ruler deve nuovamente ruotare verso di loro e... Non è una posizione facile, gli LNG veramente stanno assediando come se avessero il Baron, ma non ce l'hanno neanche. I Gen.G sono alla stessa mercé nel tentare di difendere. Azir può cercare di fare un po' di wave clear, ma non è certo facile. Intanto abbiamo visto i disperdi il debole che aveva bloccato lo stesso Clid. Se pensavamo che questa partita fosse one side, prima dell'inizio, avevo pensato fosse stata al contrario, non in questo modo. Assolutamente vero, l'abbiamo detto, non è facile per gli LNG ritornare dopo quella sconfitta appena subito, contro dei Gen.G che sembrano essere pienamente accesi, ma quel matchup sulla top lane ha completamente spezzato in due l'intero gioco. È qualcosa, questo è il famigerato top gap, questo è... Quello che sento dire in ranked? Esattamente, proprio quello. È qualcosa che è quasi impossibile da prevedere e pianificare correttamente, perché non devi sempre dare per scontato che non ci sia una falla veramente grande che poi manda tutto il resto del gioco, della tua partita alle ortiche, perché questo è veramente come prepararsi per andare in vacanza, caricare tutti i bagagli sulla macchina e poi ti esplode la casa. Allora, prima quell'altro con il cibo... Devi dare per scontato che dici... Se io voglio andare in vacanza 2 settimane, almeno do per scontato che la casa non mi esploda. Soprattutto se mi accerto, chiudo il gas, prendo tutte le precauzioni. La casa esplosa così perché c'era un serbatoio di gas naturale sotto le fondamenta che nessuno aveva mai scoperto e semplicemente ha deciso di prendere fuoco. Te, cara, vi divertite a pensare a cose tragiche in questo modo? Quell'altro con la cucina, te ora con la casa che esplode. Devo iniziare a preoccuparmi? No, io sto cercando comunque di mantenermi anche sul misurato, perché nel senso, un conto è la casa che esplode, un conto è questo livello di top gap. Questo è molto peggio. Nel senso... Non ne sono totalmente sicuro, ma... C'è qualcosa di più importante nella vita di League of Legends? Io non credo. Ci devo pensare, dammi un paio di secondi, continuo. Però, pensaci bene.
pensaci bene, nel frattempo vediamo un po' cosa combinano i Gen.G, perché stanno continuando a difendere, questo comunque è lodevole. Finché difendi stai assorbendo minion, stai assorbendo gold, stai assorbendo esperienza, stai portando avanti le build, stai avanzando verso qualche power spike che ti possa permettere di magari montare su un teamfight come quello di prima. E un teamfight come quello di prima arriva anche a fare impensierire un po' gli LNG, perché adesso loro ci pensano, cavolo, eravamo così avanti, abbiamo avuto un buon inizio di teamfight, abbiamo ucciso Azir e comunque poi abbiamo perso lo scontro, abbiamo dovuto ritirarci. Come funziona? Allora aspetta, adesso ci penso due volte prima di ingaggiare un altro teamfight così ad occhi chiusi. Mi assicuro di avere delle spike un pochino più certe, un pochino più marcate. Però è sempre un discorso pericoloso da fare quando dall'altro lato sei contro i due re del late game, il re, l'imperatore, Azir e Aphelios. Quindi questo è un game che può andare avanti, sì, ma i Gen.G hanno un ampio margine di ripresa. La cosa interessante è che è Burdo lì che sta farmando, sta aspettando le minion wave che arrivino con tanto amore e sentimento. Può farci veramente ben poco e qui gli LNG potrebbero provare il Barone Nashor. La scelta dovrebbe essere giusta, ma vengono visti e preferiscono non rischiare. Cleed. Meno male che non è arrivato il potere senza limiti. Lì era un po' rischioso. Light, tra l'altro, adesso ha acquistato la zona del serpente, che sarà un oggetto molto importante per i futuri fight. Andare a limitare ogni scudo che arriva dai Gen.G vuol dire limitare lo scudo del sorvegliante di Life, in generale tutto quello che Lulu vuole portare alla propria squadra a livello di assistenza di scudi. Sappiamo che prima o poi probabilmente anche Cleed e Burdol si muoveranno verso Pugni di Sterak e anche quelli verranno limitati. Ruler non ha un arco scudo immortale che viene limitato da quello, però fa molto affidamento sull'assistenza di Life. Stanno provando a giocare intorno a queste posizioni. Ale subisce dei danni dai soldati di Azir che ha tirato sulla sua torre per permettere un gioco più tranquillo, più regolare. Bravo BDD in questo caso. Torre conquistata. Qui, zitti zitti, i Gen.G sono la seconda torre. Voi direte, sì, ma non cambia niente. Gold in più. Gold in più, anche perché ci stavamo avvicinando prima alle 10.000 unità al vantaggio schiacciante, ma ormai i Gen.G stanno un po' ritrascinando, sempre più vicino alle 7.000 invece, che sono comunque tantissime, nulla da dire, però non si stanno abbandonando, stanno comunque trovando piccoli vantaggi in una situazione tragica, e questo è veramente lodevole. Non è qualcosa di assolutamente facile da creare, soprattutto non con appunto una discrepanza Cleed grande. Però fuori posizione, utilizzare il flash, utilizzato ora anche il potere, anzi il disperdi il debole, il potere senza limiti è ancora up. Già. La veglia lunare è partita anche con l'inferno, ma ha trovato soltanto Ale, se non vado errato, quindi niente di concreto. Un attimo di panico, un attimo di rischio. Sta per succedere qualcosa? No, tutto disinnescato. Cleed deve però impegnare il suo flash, e quello sappiamo per Lee Sin è un cooldown abbastanza importante. Avere quella mobilità aggiunta ti permette di fare triangolazioni ancora più precise con i tuoi calci e andare a minacciare, andare a essere ancora più minaccioso verso gli avversari. È arrivata la MC Spada, potrebbe esserci a breve anche, in questo caso da parte dei Gen.G, da parte di Rulli soprattutto, il frammento di Infinito, e questo vorrebbe dire che il Power Spike di Aphelios sarebbe online. Decide di vendere la chiamata del Carnefice perché sa che BD andrà per l'oblio, quindi... Sì, sfera dell'oblio, il che vuol dire veramente pochi danni per questa Azir nella birra che sta facendo. Sta basando molto sulla CDR con questo spirito cosmico e il pit stop sull'Oblivion Orb, che mi auguro non venga rapidamente completato in Morello Nomicon. Non sarà particolarmente utile, anche perché hai un Enchanter, i doveri delle ferite gravi dovrebbero ricadere su Life e su un suo putrificatore eventualmente. Non è quello che tipicamente vuoi andare a addossare sulle spalle dei tuoi carry, soprattutto quando lo svantaggio monetario è così marcato, quindi... Non sono molto fan di questa build che BDD sta proponendo con Azir a questo giro. Penso che vada veramente a limitare tanto il suo potenziale di DPS in un momento in cui ce n'è veramente bisogno. Però dall'altra parte sai che è Ruler quello che la deve portare avanti la partita. Quindi vuoi permettere al Ruler, vuoi stappare tutto per Ruler in questo preciso momento. Quando Life avrà il Camp Tank, allora potremo vedere qualche cosa di diverso. Forse BDD che vende l'oblio per... la sfera dell'oblio per poter andare su qualcos'altro, potrebbe anche essere quella la scelta. In questo preciso istante i Gen.G stanno mettendo le toppe per tappare tutti i buchi. Già. Sulla top lane nel frattempo c'è Ale che sta continuando a pushare verso l'inibitore e due solo laner a difendere. Wandy sta cercando un flank largo, ma è stato visto dal lume di controllo, quindi non avrà una facile chiusura. E l'hai detto, la Ruler è il protagonista assoluto di qualsiasi fight dei Gen.G.
Fight che adesso verrà un po' richiamato nell'andare a contendere questo drago. Drago perché che anima. Darebbe l'anima. Già. Infatti qui i giocatori di LNG stanno attendendo, sanno che quando arriva Ale saranno in vantaggio in elettuale, ha un vantaggio veramente lunghissimo. Ruler, la risposta molto buona, Ruler continua a fare tutto il danno, il flash da parte di Ruler per andare all'in, Ruler, eccolo là, eccolo Ruler, lascia tutto a Burdor perché dice signori, para Burdor, me la carria! Wow! Ruler è pazzo a inseguire così una fiora, cosa gli è saltato in mente, Ale? Poteva cercare di voltarsi con la sua squadra, ma gli LNG sembravano veramente sconnessi su questo. Hanno abbandonato se stesso. E questo adesso è un Baron. Aspetta, hai Wandy? Hai Wandy, viene bloccato. Oh, bellissimo! Che prende subito Wandy. Eccolo là, con il Bullet Time, però Light trova due uccisioni. Le trova su BDD, la trova su Clint. C'è Ruler ancora, Ruler che potrebbe fare molto male. Con lui c'è Life. Icon ha veramente... uno sputo di HP. Ma siamo matti, cosa sta succedendo in questa partita? Sembrava veramente una di quelle che ti dicevo prima, dove i Gen.G non dovrebbero assolutamente vincere il game e poi improvvisamente lo vincono, perché il team avversario si scorda come si gioca a League of Legends. Questo è stato folle, questi ultimi 30 secondi, un minuto che abbiamo visto. Mio Dio, per fortuna Light ha trovato un bel angolo con la Suprema a salvare il fight, portarsi a casa una kill su BD, che tra l'altro aveva ancora flash, Suprema non è riuscito a fare niente in quello scontro, Light veramente preso la sprovvista, ma quanto hanno rischiato gli LNG di perdere la presa sulla partita, perché questo è un Baron, eh? È un Baron, dare un Baron a composizione con innanzitutto un Irelia che ormai si sta muovendo quasi sul terzo oggetto, quindi ha, non voglio dire raggiunto il power level di Fiora, ma può cercare di dire la sua in una sideline, hai una Fiora, hai una Zira, hai un Assedio. Qua gli LNG dovevano voltarsi, dovevano cambiare immediatamente piano, dovevano ripiegare su Ale, cercare l'engage con i Wandy, stallare, e invece hanno deciso, abbandoniamo la Fiora, prendiamo l'anima del drago, della montagna, che tra l'altro non ti aiuterà così tanto contro un Azir, contro una Felios, che hanno quel DPS fuori dal game anche attraverso le tue resistenze. Bellissimo questo tradimento di Burdol, bellissimo la mano d'avanguardia, bellissimo il calcio di Clint. Per fortuna Light ha trovato questa ulti e i Gen.G ci sono camminati dentro. BDD c'è stato fermo in mezzo, non so neanche come mai. La veglia lunare sembrava quasi buona, però... Sì. Ha un po' ricambiato il favore BDD qua agli LNG, perché c'era da dire, questi ultimi fight sono stati questi ultimi attimi, questi ultimi... sia fight che processo di decision making che ha portato ai fight. Veramente discutibili da un lato e dall'altro. C'è il TP per prendere Clid e i giocatori degli LNG li provano a chiudere in tutti i modi. Clid proverà la fuga, sarà quasi impossibile. C'è anche ai Wondi. Kill semplice trovato da parte dei giocatori degli LNG che ora possono pensare solo unicamente ai loro nemici. Hanno evaporato, purtroppo non può fare granché da solo, certo grande mobilità, grande potenziale, ma niente di concreto. Quattro oggetti per Ruler intanto, con adesso quell'archivugio per aggiungere range bonus, sicuramente gli farà molto comodo per cercare azioni folli come quelle di prima. Gale Force In, attacco dalla distanza con il Gravitum, arriva il Root e si parte l'inseguimento. Però, Burdol, mi sa che la tua presenza sarà richiesta altrove, perché gli LNG si sono stufati di non assediare, a quanto pare. Infatti lo vanno a fare in questo preciso momento e ora Burdol va a utilizzare il suo recall BDD. Non viene preso ora dal disperdi il debole e i minion powerati potranno aiutare tantissimo sia Ruler che i suoi. BDD potrebbe provare l'ingresso insieme a Clid. Vogliamo Ruler, i danni che mette Tarzan, quanti ne ha subiti. Fin troppi, fa paura veramente vedere Ruler quanti danni può mettere su un team avversario. Guarda il Root che arriva, vuole muoversi verso i Wandy, ma i Wandy viene chiuso dai suoi alleati, viene messo in mezzo a quella scatola che vorrebbe dire salvezza. I giocatori dei Gen.G devono assolutamente trovare un modo per fightare. Eh sì, il fight è la cosa che li salva, ormai la pressione di mappa, gli LNG si sono ricordati che possono esercitarle, quindi sono presi due inibitori e puntano un terzo, ma il fight è ancora una volta il sogno. Ruler non ha il flash, critica questa mancanza di summoner, attenzione perché per i Wondi potrebbe essere l'angolo per un buon engage, ma Ruler si fa avanti temerario. Ruler, attenzione Ale che poi entrare subito, Ruler che viene preso anche dallo Charm, potrebbe morire in questo preciso istante, rimane ancora in vita in questo caso, trovata la kill su Ruler, ma trovata la kill anche su Wandy, trovata la kill anche su Clid che continuano comunque a fatare, c'è anche a diversi proiettili, Icon utilizza le sue palle per poter prendere la vita di Burdol, Ale entra, trova l'uccisione, BDD l'ultimo rimasto, con questa azione BDD stava per salvare il tutto ma non ci riesce, Ace è vittoria per LNG! La regia è partita con la rincorsa su, questa, su questo cambio di grafiche, sono ancora le torri in piedi, va bene, hanno vinto, però diamogli un attimo per abbatterle e sfirmare la pratica. GG, LNG si portano infine a casa, una partita che sembrava scritta fin dal primo minuto, devo essere sincero, ma
lo è sembrata sempre meno man mano che è andata avanti, e su questo bisogna lodare. Purtroppo è evidenziato quel fight tra mancanza del flash di Ruler, critico. Posso dire che c'è ancora la possibilità di un four-way ties? Penso che tu lo possa dire. Con la vittoria degli LNG sì, perché sono 1-1. Sono 1-1, fammi runnare un po' la map. Gen G in questo momento sono quindi 3-2. Dovrebbero quindi perdere dai Mad Lions. I Mad Lions avrebbero la chance di vincere due partite e andare a 3. Team Liquid... Questo vuol dire che potrebbero perdere dai Mad, vincere contro gli LNG. Si servono tutti 3. Abbiamo ancora la chance del 3-3. Four-way style sarebbe la prima volta. Sarebbe la prima volta, penso, nella storia dei mondiali. Sì. Un gruppo tutto risolto. Questo sono sicuro al 100%. Tre partite di spareggio a quel punto vorrebbe dire. Vorrebbe dire un piccolo bracket, vorrebbe dire una folle corsa verso perché quelle sarebbe posizioni. Chi ha vinto in meno tempo contro chi ha vinto in più tempo. Esatto. E gli altri due si scontrano, chi perde fuori, chi vince va a fare lotta un terzo match per il primo seed e il secondo seed. Esattamente. Wow. Pensa. Sarebbe un qualcosa di epico. Abbastanza. Il mondiale che è stato spostato dalla Cina all'Islanda di nuovo per i problemi che tutti conosciamo. E in più un four-way ties. È un po' il mondiale degli eventi storici. Abbiamo visto la LJL arrivare al group stage. Abbiamo visto la Irelia perdere malamente. Abbiamo visto la caduta drastica di questa LPL nella seconda settimana. Anche se questa è una grandissima ripresa per loro. Tra l'altro contro la regione che per adesso stava brillando più di tutte. E potremmo ancora vedere per la prima volta nella storia del competitivo la 4 seed di una regione avanzare ai quarti di finale. Avere la Corea con una rappresentante virtualmente in ogni quarto di finale. Certo c'è la possibilità che alcuni di questi vadano a incrociarsi, ma 4 seed che avanzano in top 8 non è mai successo. Sarebbe un qualcosa di epico. Momento epico per la Corea, per LCK, ma i Gen G qui hanno dimostrato di essere Gen G. Sì. Mettiamola in questo modo. Sì, decisamente. E guarda, in molte direzioni, perché lo hanno dimostrato sia su questa quasi folle ripresa a un certo punto della partita, sia sul quando le tue speranze vanno un po' a impennarsi, ritornare subito a deluderle. Questo è così tipicamente Gen G, che adesso sì, adesso le riconosco. Gen G-esco. È così Gen G-esco, assolutamente. Gen G-esco dal dizionario, aggettivo che non mantiene le promesse. Mi piace, dovremmo iniziare a chiamare la Treccani. Quest'ultimo fight purtroppo, sì, quel passo falso di Ruler lo ha un po' fregato. Immagino che il piano fosse di nuovamente scommettere sul potenziale di life, di avere quella ulti, magari poter potenzialmente anche interrompere il dash di uno tra Fiora e Rakan. Non è stato così, è arrivato il knock-up, è arrivato il charm, non c'era quel flash per uscirsene e Ale semplicemente ha divato sotto il torri per chiudere la kill. Alla fine nemmeno c'è morto perché aveva quell'angelo custode, quindi veramente ben fatto e veramente bella soddisfazione per gli LNG, che si portano quindi adesso anche loro sulle tre vittorie. 3-2 per entrambi i team asiatici. Abbiamo nel frattempo invece il 2-2 dei Team Liquid e l'1-3 purtroppo dei Mad Lions, che davanti a loro hanno a questo punto penso l'obbligo di vincere entrambe le partite. Devono, per forzare un qualche tipo di tiebreaker, e anzi forse adesso hanno anche bisogno che qualche altro risultato vada a loro favore. Sì, perché dovrebbero sperare che LNG e Liquid perdano sempre se vogliono provare a passare direttamente senza passare dal via. Beh, LNG e Liquid hanno un match tra di loro e l'altro match di Liquid è proprio contro i Mad Lions. Quindi in realtà se i Mad Lions vincono due partite dovrebbero garantire il tiebreaker. Sì, sì, vero. Anche la regia... È come dicevo prima dell'inizio. Alla fine in questo gruppo, visto che il caos è così alto tra tutte le squadre che stanno giocando veramente sugli scontri diretti individuali, non ti interessa che una squadra ne batta un'altra per facilitarti l'avanzamento, perché c'è così tanto caos. L'importante è vincere le proprie partite. Una volta che vinci le due partite, quella è sostanzialmente l'unica cosa che ti garantisce l'avanzamento. Quello è vero. Poi c'è anche da pensare al fatto che i giocatori degli LNG hanno dimostrato di, sì, perdere la Liquid, ma poi prendere i Gen G e accartocciarli come la carta della pizza e buttarla nel cestino. Già, sembra un po' essere per adesso opposite day, è la direzione di quelle 3-3 che non si va a costruire sugli stessi risultati d'andata, ma al contrario sui risultati opposti. Per adesso si sta perfettamente rispecchiando. I Mad Lions avevano battuto i Gen G e ora hanno perso. I Team Liquid avevano perso dagli LNG
e invece questa volta hanno vinto. E gli LNG allo stesso modo avevano perso dai GNG e invece a questo giro di ritorno li hanno appena battuti. Quindi se si mantiene questo trend anche nella seconda metà della giornata, allora si arriva sul 3-3. Avremo il 3-3, non soltanto, avremo un 3-3 dove tutte le squadre sono a pari merito tra loro, non dove si risolve tutto perché qualcuno è 2-0, qualcuno è 0-2. C'è proprio un equilibrio totale, a quel punto non ci sono nemmeno favoriti. Ogni team ha battuto ed è stato sconfitto da ogni altro team esattamente una volta. Gruppo della morte indeed. Gruppo del caos, lo definirei più. Però quelle del C di caos, Daos. Ah, è vero. Gruppo of ci penserò. Ci pensiamo. Come tra poco, dopo questa pausa, avremo Team Liquid che dovranno pensare a battere i Mad Lions per la loro corsa al secondo seed. A tra poco. Quando ero piccola, io e mia sorella facevamo un gioco. Fingevo di cacciare i mostri. Le dicevo, se ci sono io i mostri non ti prenderanno. Poi è arrivato un mostro vero. Devo riuscire a trovarla. Ora vattene! Il mondo diventa sempre più piccolo. Lassù, sulla superficie, quelli di sopra ci stanno lasciando sempre più indietro. Credo di aver fatto una scoperta incredibile. La scienza potrà controllare la magia. Tu non capisci quello che c'è in gioco. Il potere non va a coloro che sono nati più forti, va a quelli che farebbero di tutto per averlo. Ti immagini come un eroe, non è vero? Allora che stai aspettando? Potremmo perdere altre vite. La città sotterranea non può essere controllata. Dobbiamo prendercela con la forza. Che cosa hai fatto a mia sorella? Le manderò i tuoi saluti. Questo ciclo di violenza non si fermerà. Si è spinta troppo oltre. Devo provarci. Tu sei di buon cuore. Non cambiare mai. Proteggi la famiglia. Siamo ancora sorelle? Questo non lo cambierà mai niente.